Ciao ragazzi, bentornati sul canale, un saluto dal vostro Alessandro, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a parlare nuovamente di smartphone in anteprima, in collaborazione con FreeOnd, stavolta dopo F9S, F9 normale. Andiamo ad unboxare in anteprima lui, il nuovo M5A, uno smartphone molto interessante soprattutto per le sue caratteristiche e fascia di prezzo. Vi racconterò tutto in questo video, ma prima come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e attivate la campanella così da restare sempre aggiornati. Noi ci vediamo tra poco con FreeOnd M5A. Ci siamo, iniziamo l'unboxing, partiamo dalla confezione di vendita, andiamo a togliere questa etichetta per vedere al meglio la confezione, ma purtroppo dobbiamo andare ad aprirla direttamente. Nel frattempo vi faccio vedere che abbiamo la variante 8 GB di RAM più 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna espandibile, confezione abbastanza classica. Sulla parte posteriore troviamo la colorazione, lui è disponibile in colorazione nera e in colorazione blu. Apriamo la confezione così vediamo che cosa ci offre all'interno. Abbastanza pesantuccia come confezione, abbiamo rimodernato un po' lo stile, si vede che l'azienda sta lavorando parecchio per entrare davvero nel concreto sul mercato italiano. Allora, andiamo a vedere un attimino lo smartphone, colorazione nera già con la cover di protezione. All'interno troviamo i talloncini con il codice IMEI, la manualistica. Abbiamo il cavetto USB di tipo A, USB di tipo C per la ricarica, una batteria all'interno da 5000 mAh con un alimentatore incluso in confezione, 9V 2A, ricarica 18W. Andiamo a prendere anche lo spillino, così andiamo a vedere anche il carrellino e subito vado a togliere la coverina. Abbiamo già visto questa tipologia di cover su F9S, coverina classica trasparente con angoli rinforzati, molto bene inclusa in confezione, non dobbiamo spendere nient'altro. E andiamo subito anche a togliere la pellicola sulla parte posteriore dello smartphone. Bene, avete già notato che abbiamo un design molto simile ad Apple con due fotocamere. Sembra un iPhone 14 Plus, guardandolo così molto velocemente. Abbiamo il nome dell'azienda sulla parte bassa, un flash a LED, fotocamera principale da 50 megapixel, la vedremo tra poco, ve ne parlerò tra poco un po' del tutto. E qui abbiamo alcune specifiche tecniche, ma dobbiamo andare a spellicolarlo immediatamente. Abbiamo una pellicola in dotazione già preapplicata, non so se si va a notare, fotocamera a goccia sulla parte frontale, ma andiamo a vederlo più nel dettaglio. Corpo realizzato in policarbonato, opaco, bello, trattiene un attimino le impronte, ma è molto elegante. Fotocamera principale, vi dicevo, da ben 50 megapixel. Attenzione perché qui l'azienda sta facendo dei passi avanti. Abbiamo una risoluzione massima di 8120x6180, apertura focale 1.8, obiettivo 6 lenti con un sensore Samsung ISOCELL JN1, un campo visivo da 74 gradi, flash a LED autofocus, zoom digitale, geotagging, panorama, HDR automatico, manuale, rilevamento del volto, macro, e in più abbiamo la Night Mode, una seconda fotocamera da 2 megapixel, apertura focale 2.6 e una frontale da 8 megapixel che vanno a girare i video 1080 30 fps. Sulla parte laterale troviamo il pulsantino di accensione e spegnimento con implementato il sensore per lo sblocco con impronta digitale, bilanciere del volume, dimensioni ve le dico subito: 163x75 sulla parte bassa, uno spessore di 8.7 mm, parte bassa speaker di sistema in mono, porta USB di tipo C per la ricarica, 2.0 non esce il video, microfono per le chiamate, il jack per le cuffie. E in più vi dico che sulla parte laterale opposta è presente il carrellino, andiamo ad estrarlo e vi faccio vedere
che cosa può supportare il nostro FreeOnda. Abbiamo uno slot doppio, dual SIM, dual standby, entrambe in 4G, 4G Plus, chiamate a volte, non abbiamo il 5G e abbiamo la possibilità di inserire una micro SD sino ad un massimo di 2 tera. Parliamo di peso e qui abbiamo 193 grammi, ben bilanciato, uno smartphone che comunque sia, si sente in mano, ma è abbastanza bilanciato, non va a pendere da nessuna parte, sì, molto bene, abbastanza robusto, a dire la verità. Andiamo ad accenderlo perché dobbiamo effettuare insieme la copia dati. Vediamo un attimino se abbiamo apportato delle modifiche sull'accensione, un'animazione, non so, vediamo se abbiamo migliorato sotto questo aspetto, anche se non è di fondamentale importanza, ma comunque sia, sempre un qualcosina in più fa la sua parte. Nome dell'azienda e siamo pronti quindi per iniziare la configurazione del nostro FreeOnda. Impostiamo la lingua italiano, adesso vado ad impostare il wifi, copiamo i dati e ci rivediamo una volta smartphone attivato. Ci siamo, smartphone avviato, atteso la copia di tutte le mie 100 applicazioni e siamo pronti ad analizzarlo più nel dettaglio. Vedete subito che troviamo a bordo Android 13, Android Stock, personalizzabile a nostro piacimento, molto semplice nell'utilizzo. Andiamo ad aumentare la luminosità e vi parlo di questo pannello. Una unità da 6,6 pollici IPS LCD HD Plus con una risoluzione 720x1612 pixel, 271 ppi, 16 milioni di colori, 24 bit, schermo stondato 2,5D, un rapporto di 20 noni con una superficie occupata pari all'83%, refresh rate settabile automatico 60 o 90 Hz, 450 nit di luminosità massima. Non sono tantissimi, non sono pochissimi, ma vanno bene in questa fascia di prezzo e categoria di prodotto. Andiamo avanti perché vi devo parlare di che cosa troviamo a bordo di questo smartphone. Entriamo su DevCheck e vi dico che a bordo di questo smartphone abbiamo un processore che abbiamo già visto su tanti altri smartphone entry level, un Unisoc Tiger T606 octa-core 1,6 GHz, 2x AMR Cortex A75 1,6 GHz più 6x AMR Cortex A55 1,6 GHz, 64 bit, processo produttivo 12 nanometri con una GPU AMR Mali G57 MP1 650 MHz, 8 GB di RAM in questa variante più 8 GB di RAM espandibili virtualmente, 256 GB di memoria interna, memoria UFS. Nessun problema, possiamo utilizzare tranquillamente tutti gli 8 GB di RAM perché tanto memoria interna ne abbiamo da vendere e possiamo espanderla per altri 2 tera, quindi molto bene sotto questo aspetto. Andiamo a vedere un attimino anche le informazioni di sistema, andiamo giù in basso, abbiamo le certificazioni Windvine di livello 3, non abbiamo purtroppo la possibilità di visualizzare contenuti ad alta definizione. E vi faccio vedere adesso un attimino come lui si comporta nella Repubblica. Andiamo a vederlo online e come da prassi proviamo anche la vibrazione. Vibrazione non è tanto incisiva, vi dico la verità, non è pesantissima. Guardate quanto tempo impiegato ad aprire gli articoli. Sì, tutto sommato si muove abbastanza bene lo smartphone, non ci sono problemi, anche perché abbiamo tanta RAM, anche se non abbiamo un processore tanto performante, e dovremo vedere anche come lui si va a comportare nel gaming. Torniamo indietro e vi faccio ascoltare l'audio, quindi andiamo a provare l'audio di questo smartphone, classico video in 4K, e vediamo un attimino che cosa ci può offrire anche il pannello. Bene, vi ho fatto ascoltare l'audio per questo
Freehound M5A, un audio nella norma, niente di particolare, non tanto alto, non tanto basso. In linea generale siamo nello standard. Dobbiamo andare a dare un'occhiata all'interfaccia della fotocamera, perché è quello che stavate aspettando. Modalità automatica, risoluzione ultra, video. Entriamo all'interno delle impostazioni, abbiamo la possibilità di registrare video 1080 30 fps. Qui su altro abbiamo la possibilità di realizzare un formato accelerato, rallentato, modalità notte, modalità macro, possiamo andare a leggere i QR. Torniamo indietro, modalità automatica, modalità manuale, ritratto, panoramica, e adesso dobbiamo andare a provare questa fotocamera. Vi ricordo che abbiamo un sensore Samsung, vediamo come si comporta in questi primi scatti all'interno. Messa a fuoco, devo dire, per niente male. Uno scatto anche alla mia insegna, e poi vado a prendere una piantina e proviamo anche una foto ravvicinata. Ora andiamo ad analizzare questi primi scatti velocemente e si vede che qui c'è il tocco di Samsung. Non abbiamo un grandissimo sensore che scatta foto eccezionali, però tutto sommato lo smartphone ha una buona messa a fuoco. Ci sono i dettagli, e vi ricordo che stiamo parlando di foto scattate all'interno, quindi non male davvero per questi primi scatti, d'altronde in questa fascia di prezzo, ripeto. Vi devo andare a parlare di prezzo. Non possiamo dire che è uno smartphone non elegante, il design si vede che è stracopiazzata ad Apple. Adesso vi faccio vedere un 15 Plus, diciamo che una rassomiglianza si intravede, però qui Freehound ha lavorato molto meglio, abbiamo lasciato perdere tutti quegli angoli stondati, abbiamo realizzato uno smartphone un po' più squadrato, con delle dimensioni un po' più strette, e vi dico anche che è molto meglio da tenere in mano. Uno smartphone che non va a costare tantissimo, e ve lo dico tra poco. Siamo arrivati alle conclusioni finali per questo unboxing di Freehound M5A, un'altra anteprima qui in casa Scimmiati. Finalmente l'azienda ha abbandonato quel design arrotondato, smartphone un po' più stretto, design squadrato, più elegante, con un sensore fotografico Samsung. Vedremo come va nei prossimi giorni, vedremo come scatta in esterna questo smartphone, e già all'interno avete visto che gli scatti non sono per niente male. Abbiamo tanta RAM, 8 GB di RAM più 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna con memoria UFS, disponibile anche in variante da 128. All'interno di questo smartphone abbiamo un processore da entry level, non che questo sia uno smartphone medio gamma, però potevano fare qualcosina in più, quindi l'azienda ha pensato di andare ad installare un processore un po' più vecchio e inserire un po' più RAM, così da far girare meglio il sistema, e non l'ha pensata male, perché sul prezzo, che vi dirò tra poco, diciamo che ha un senso. Un pannello abbastanza grande, un HD Plus, 450 nit di luminosità massima, non sono tantissimi, non sono pochissimi, ma è un qualcosina in più rispetto ad altri smartphone. Andiamo a parlare di prezzo. Lui va a costare intorno ai 120-125 euro. Potete scegliere se acquistare singolarmente lo smartphone oppure abbinarlo ad uno dei due smartwatch della casa o cuffiette. Abbiamo uno sconto di circa 20 euro, vi lascerò tutti i link qui sotto in descrizione, ve lo portate a casa con soli 100 euro. E per 100 euro, diciamoci la verità, Freehound sta realizzando degli smartphone un po' più interessanti, e sono curioso di provarlo, perché vediamo se realmente ci sono stati questi passi avanti. Per il momento, comunque sia, lo smartphone non è male esteticamente, gira abbastanza bene, ma vi racconterò tutto ovviamente nella recensione completa. Vi ringrazio per il vostro tempo, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella così da restare sempre aggiornati, tante novità in arrivo, e noi ci vediamo ad un prossimo video.